A scuola di lingue col cugino. Voglio un 4. Ma no, questa non funziona in questo modo, Romano. Non è che se tu riscatti un'altra cosa con lo stesso valore, allora è come se riscatti quella stessa cosa, hai capito? Hanno lo stesso valore, ma non sono la stessa cosa. Quindi adesso devi scegliere la lingua del client. Sennò è troppo facile così. Ciao Eva, buonasera. No Romano, nessuna eccezione, le regole sono per tutti. Cosa siamo qui? Ma che cazzo fa questa? Si prende le lance in faccia. Ma quanti cazzo di carri abbiamo? Adesso facciamo a mano. Bene. È arrivata V sul caso. Andiamo subito back. 401, attenzione, come abbiamo fatto l'1? Oh, un'altra kill. Ma abbiamo già vinto il game. Ma cosa succede? Continuiamo così. Ma continuiamo ben così. Ah bene, ma che bel invade, ragazzi. Festa grande. Sto per prenderlo, cazzo. Ah, vabbè, è vero, dovevamo prenderlo noi. Piano? Chi ha bisogno di un piano? L'avrei ucciso io. Va bene. Peccato, va bene Steph, però sei tu. Quindi ti perdona. E forse qua è meglio non perdere troppo. Va bene. 203, 104, 201, 004. Questi sono numeri a caso? No. Questo è lo score del mio team. Dopo questo bellissimo start. Avete mai visto un invade così strano in vita vostra? Ora sì. Allora, Romano, ma chi è francese? Ok, allora cosa hai scelto? Hai scelto qualcosa? Per il disco, allora, va bene. Cos'è, una festa? Sì, a quanto pare era proprio una bella festa. Festa nella loro giungla, ai loro danni. Va bene, allora tedesco sia. Ma quanto danno fai? Guarda che io ne faccio di più. Come hai visto, signor Galio. Investito proprio. Eh sì, dimmi. Cosa c'è? Porca vacca. Va bene, forse ho esagerato. Però quel cooldown, mamma mia. Peccato. Sapete cosa devo fare forse lì? Devo far finta di scappare e attirarla in mezzo ai miei minion. Invece sono stato troppo... Chi troppo vuole, no? Com'è che gli ho detto? Sono stato troppo avido. No, non è avido, perché avido è uno che... Sono stato troppo... Volevo troppo. E quindi l'ho inseguita io. Potevo invece andarmene e magari lei mi avrebbe inseguito, però ero troppo insicuro, nel senso... E se poi non mi inseguiva e scappava... E dopo non facevo né la kill né la morte. Allora ci ho provato. E vabbè, gold reset. Passiamo alla parte divertente. Volevo socializzare tra... È ingordo, oh grazie, qualcuno ha detto il termine. Rep. Ho scoperto che Pokémon Unite esiste anche per telefono. Me lo sono scaricato oggi e sto già esplodendo i bronzi. Forse torno a flipparmi. Mamma mia che termini da 2018. Vabbè, ok, come vuoi tu. Il more. Esiste League of Legends, giochi a Pokémon Unite. Ci vanno a giocare i nabbi che non sanno giocare a LOL.
Lo sapevi? Ecco. Forse su questo MOBA mi andrà meglio. Ah sì, sei così tu? Vabbè. Grazie per avermi dato della nabba. È quello che ti meriti. vabbè, però effettivamente potrebbe essere così, dai. Allora, non offendetevi se dico la verità. Ok? Grazie, lo so, faccio schifo. Ma scusa, è uscita Vex e tu te ne vai da LOL. Questa non è una cosa che va bene. Sì, insieme per la gloria. Oh, bene, i due sceriffi. Ma è 1-3 la nostra Caitlyn top. Schifosa. Perché fanno tutti schifo? Invece vedo che Steph va bene, botlane è 3-0-3-0-5. Ma pubblicità. Lei è fortissimo, vuoi signor Steph. Esplodere i tuoi nemici con la build one shot più forte mai vista. Punto esclamativo, esplodi build. Punto esclamativo, esplodi build, ragazzi. Per esplodere la gente, vai. Sì, siamo tutti fortissimi, avete visto. Mad. Mamma mia. Bella interazione. Buonasera Samir. Ieri mi sono iscritto al PBE. Bravo. Così ora di LOL a cui pensare ne hai due. Furia. Mamma mia Steph, ma lei è una potenza sovrumana. Ma lei è bronzo per davvero. Lei mi sembra un più sbronzeo. Quota ranked, scrive Kaisa. Ma come ha fatto? Mi scusi. Lei come ha saltato? C'ero io in mezzo, vabbè. Ah, ma perché c'avete la bot che sta trollando? Ma che cazzo di farm è 7 su Pantheon che poi è top lane? Ah, e allora, ditelo prima. Ma stanno trollando in bot lane. I need help. Ma loro ne hanno bisogno di più, non ti preoccupare. Non si preoccupi, signora Kate. Loro ne hanno bisogno di più di help. Raid in arrivo, Malgax, buonasera! Hai provato Vex? A proposito, ah ok, già è stato cambiato il titolo. Grazie mille Magax del raid, buonasera ragazzi. Cosa hai fatto Magax? Cosa ha fatto Magax? Voi che siete arrivati dal raid ragazzi? È stato un bravo giocatore, ha giocato Vex, l'ha giocata giungla. Dai, dimmi che l'hai provata Magax. Non ancora, ma l'ho visto tutti i game che ho fatto e fa davvero schifo. Indecente. Va bene, va bene. Vabbè, dai, è appena uscito il champion. Poi è un champion che fa soli danni, quindi non ha mobility. Non ha troppi CC. Fa solo il fiera quando si è caricata la passiva e basta. Per il resto sono solo danni, un po' come Xerath. Però ha la cosa forte che è il reset dell'R. Quello, ok, è forte. Come tutti i champion con reset con le R, è facile fare penta. Ieri si è visto. Pyke, Darius, tutti quelli lì. Solo che un game con 130 minions, 70 minuti, 2 item, mi ha fatto un 100% in un burst. Magari non eri tank, però. Com'eri? Stasera va così, torno a godermi la live senza scrivere. Ma no, Suku, ma figurati, ma io ti prendevo in giro. Non ti sentire offesa. Lo sai che ti prende in giro. Se qualcuno ti ha trattata male, bannatelo. Ok, andiamo verso la top che vedo un pochino di Dark Harvest disponibile. Ma no, quanta gente c'è qui dentro? Per favore, lasciami in pace. Ma tanto adesso ho il double buff, ora che ci penso. Vabbè, spacchiamo sto stronzo. Mamma mia, investito con il pugno. Quanto è bello investire la gente con il pugno e ucciderli di Q.
È una figata incredibile. Report Galliopant. Il nuovo champion. Galliopant. Vabbè, Pant non sta trollando. Gallio no. Gallio semplicemente ha un team di merda e cosa può fare? Quando tu sei un champion tank utility... E poi vabbè, Gallio un pochino di danno a più lo fa, però non è che è famoso per i suoi magici danni da one shot. Quindi... Un nemico stato ucciso. E poi abbiamo un Oxerat bot che è allucinante. 6-1-5, questo support. Tiragli un pugno. Ah! Bene. Possiamo andare bot lane. Ho abbastanza vita per fare 1v3. Cazzo, c'era una ward. Sei una puttana. Avevo detto che aveva abbastanza vita, forse non era così. Evelyn, sguinzaglio te. Brava Evelyn. Questo è ciò che mi serve. Che cosa ha fatto? Perché ha voltato così? Va bene, va bene. Oddio, ma cosa ci fa qui dietro? Sta pazza. Madonna santa, mi sono spaventato. Ma perché era lì? Va bene, va bene. Brava, venite da lì. Porca vacca, me l'ha fatta, eh. Ma questa nida lì secondo me è smarfina. Fa delle cose che non mi aspetto. Infatti 8-5 con Nida. Mica è facile fare così con Nida. Quando è un team che fa tutto schifo, poi Nida non è un champion semplice. Bravo, bravo. Buonanotte Edo, buonanotte. Ok. Un alleato è stato ucciso. Però giusto così. Cioè nel senso, sono contento che ci sia una Nida lì brava. Ma quanto è bella V, avete visto? Voi che chiedevate sempre V, mid, adesso ve la gioco. C'è qualcuno che è contento? Speriamo di sì. Perché sennò che cazzo ve la gioco a fare? Oggi ho smurfato il gold alto, 8 win, 2 lose. Oh, buono. Siete matti? Come fate a giocare così tante partite? Io malga che se non ce la farei. 4 game al massimo faccio. Forse 5 a volte. E Marò? Ma hanno fatto il drago e sono già qui. Come hanno fatto? Io ho sempre chiesto fisgiunta. Madonna santa, guardali tutti con poca vita. We will lose this. Ma che stai a dire, Kaisa? Buongiorno. Siamo 5v4, primo. Pantheon è più nel nostro team che nel loro, visto che le kill che ha dato poi è andato up. Io sono V. Abbiamo Xerath fiddato, 2 di carry fiddati, pure... Vabbè, Dio, non è così tanta fiddata, però... Jungle is bad? No. Ok, ha ultato male, ma è 3-3-6. Non mi puoi dire che Jungle is bad. Ok, loro sta smurfando, ma... Ma porca puttana, state zitti! Ah. La corazza delle torri sta per cadere. Questa è la potenza di Pantheon. Finalmente anch'io ho preso la kill su di lui. Manca solo Swain. Va bene, va bene. Quanto cazzo è veloce il movimento di Galio? Per un gargoyle così di quelle dimensioni... è molto naturale. Riot Games, basta, nerfiamo tutto. Ok. La potenza della laserata. Spaccalo, spaccalo per bene. La tua squadra ha distrutto un punto. Applauso. La tua torre è stata distrutta. Ok. Molto male. Però va bene. Pantheon Gold Reset, signori. Ve ne siete accorti? Non maltrattare il mio Pantheon, se fa schifo. Il 99% della chat sarà soddisfatto. Buono. Ciao, Dade. Scusami, ora mi sento in colpa. Scherzo, ecco, ora ti metti... mi rubi il messaggio vocale. Come ti ha ucciso con la Q? Tipo una spell. Quella che fa danno... Sembra un attacco base potenziato.
Va bene, andiamo qua da Yasuo. Vediamo come sta. Arrivo io, vediamo cosa mi dice a me. Ok, che cazzo faccio io? Ho fatto una stronzata. Però, basta. No, 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 no. Vedete cosa fa sto Pantheon? L'avete visto cosa ha fatto sto Pantheon? Avete visto che tira dritto? Cioè, non so se ve ne siete accorti. Proprio... Cioè, lui ha fatto così tutte le 7 morti. Vedete che ha 15 di farm. Lui non farma. Lui va a cercare di farle kill così. Cioè, è matto, capito? Non è normale questa cosa. Comunque sì, loro sono abbastanza bravi. Volevi dare un vantaggio a Yasuo, ammettilo, per quello l'hai giocata male. Oh. Più che altro che ho flashato troppo presto. Non volevo attendere. Mi ha dato molto fastidio il fatto che non ho itato la Q su di lui. Proprio fastidio visivo, perché mi lo volevo itare. Mi raccomando, votate al sondaggio che sta per però apparire in chat. E sono stato molto triste. Ma adesso... La vendetta. La vendetta di V. V sta per vendetta, giusto? Oh. Buono. Ma che problemi hai? Ma attacca la torre, scemunito. Guarda, invece che... Che fare? Va bene, facciamo un drago. Buono, buono. Ah però, bei danni. Bella lì. L'hai laserata per bene, bravo cazzo. Serie di uccisioni. Ok. Dai, prendiamo questo. Anche se volevo l'altro. Report Xerath, please. Ok, Kaisa sta trollando. Reproti fucking Pantheon. Salame prosciutto a me piace molto, sì. Salame formaggio anche. Anzi, cioè l'importante è mangiare, non so se ve ne siete accorti, ma a me piacciono entrambe le cose. Allora, Nidalee può shottarmi. E io posso shottare lei. Oddio no, lei è la zona. Oddio, c'è Yasuo, dietro c'è Yasuo, dietro c'è Yasuo. Davanti c'è Nidalee. Il pugno della muerte. Non mi servono rinforzi. Vabbè, ottimo scambio. Va bene. Non ho capito come mi ha ucciso. Quello qui mi sa, sì. Peccato, peccato, ma va bene. Purtroppo contro quei due non potevo farci niente. Die, ah ok. Perché pensavo di averle fatto un po' di CC, visto che l'ho fatto la combo CC. Sanidri sta carriando il team. No, Galio ha carriato lei. Se fossimo stati da soli 1v1 la uccidevo, però c'era Galio che poteva farmi la V e la E. Troppi CC. I want to troll. Yes, Kaisa... is already trolling because she wants to lose. Ragazzi, purtroppo è la verità. Cioè, Kaisa vuole perdere. Non so se ve ne siete accorti.
E qui continua a dire: questa la perdiamo, questa la perdiamo, questa la perdiamo. Vaffanculo compagni, report Xerath, perché mi rubi il minion? Cioè, una persona del genere come può avere la mentalità giusta per giocare e vincere, dai. Sono in arrivo. Mi spiace, cara. You are so bad, but our team don't have arms. Eccolo qua, l'ha dovuto dire. Buonasera cugino, che si dice? Buonasera Imo, si dice che stiamo facendo una partita con molto drama. Cioè una partita in realtà molto tranquilla. Però di là hanno un tizio che sta intando e uno che smarfa. E ovviamente quello che smarfa dice a noi: siete bad. Ok, perché io avrei vinto tranquillamente se non avessi avuto un troll in team. Però dato che io ho il troll in team, allora siete bad. E intanto c'è il nostro AD carry che si arrabbia che il suo support sta giocando molto bene e che non sta carriando un cazzo. Cioè lei non sta carriando niente, vorrebbe carriare lei. E quindi dice: il mio team fa schifo e dovrebbero perdere. Vedete, Evelyn non si è accorta di niente. Purtroppo mannaggina. Vediamo se becchiamo Swain. Ok. Qui c'è una ward. Ok. Io non mi capacito come sia possibile. Cioè, nel senso, stai vincendo una partita che sei contro due troll. Cioè due, uno solo, visto che Pantheon ha intato, e ti lamenti. Questa Kai'Sa. È assurdo. Metti in ordine gli item nell'inventario? Perché? No, queste sono le rune. Help, idiots! Ok. Gli idioti arrivano, non ti preoccupare, Kai'Sa. Ecco, qualcuno aiuta gli idioti? Kai'Sa, vieni ad aiutare noi idioti. Oh, grazie, Kai'Sa. Perfetto. Ma la mia ulti? Ok. You know why? Because our bot had two bounties and she took all of them. Dumbass. Ma perché tutto sto flame? Ma ragazzi! Ma state calmi, per favore! State calmi! Non succede niente, è tutto sotto controllo. Di là stanno intanto, c'è uno smarfino, ok, ma noi siamo di più e siamo più bravi. Ma perché dovete flammare? State calmi. Ok. Un nemico è stato ucciso. Bene. Male. Benissimo. Oh, ma io voglio vedere tipo gli oggetti. Ecco, grazie qua. Tipo gli oggetti belli. Grazie. Infinity presa. E l'esplodi build è stata completata. Va bene, ve li metto in ordine come volete voi. Questo è l'ordine in cui li ho acquisiti. Beh, le scarpe vaffanculo. Vi ricordo, le rune sono queste. Per più informazioni, punto esclamativo esplodi build. Se siete in live o siete sul tubo, link in descrizione. Ciao Simo. E Marò. Bravo, 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 hai fatto una cosa bella. Mi hai salvato, forse. Ok. Siamo noi due contro tutti, hai visto Steph? C'è Nidalee che ti vuole uccidere, ma vince la laserata più forte, cioè quella che colpisce. Colpirai? Un alleato è stato ucciso.
Vai, adesso Nidalee farà solo le Q finché non colpirà qualcuno. Oppure fa prima, non colpisce nessuno e one shot allo stesso. Mi sono appena reso conto che non ho il Philadelphia, per questo userò delle comunissime mozzarelle e delle Eurospin. Penso vada bene ugualmente. Scusatemi se vi ho deluso. Arrivederci Nidalee! È stato bello vederti qui! Buongiorno anche a lei! Ma vogliamo vincere ragazzi, non lo so. Cosa stiamo facendo? Guardate! Questo è il loro team e voi vi lamentate pure, hm? Non capiranno nemmeno cosa gli ha colpito. Mamma mia! Un nemico è stato ucciso. Vai, tiriamo dritto. Ecco qua. Tic tac. Tic. Tic. Tic tac. Tic. Tic. Ehi! Vaffanculo, stronza! Cosa volevi, la kill? Mori! Bene, bene, bene. Sono morto così. Porca puttana. Fast recall. Ehi, ciao! Ciao, Yoteri, buonasera! Ok, adesso iniziamo a fare un po' di armor pen, così questa zona è... di dentro, l'hai just played bad. Oh, visto ragazzi? Ecco. Cioè, esiste anche il giocare male, non è che se uno si trova un attimo con uno score brutto, allora ha trollato. Cioè, lui è 1-9 ma non ha trollato, lui è 1-11 e l'ha fatta apposta. Quindi... mi sono appena reso conto che non ho il Philadelphia, mi spiace. Dubbio c'è YouTube. Grandissimo. Sul gabinetto funziona lo stesso. Vabbè, sul gabinetto boh, vediamo. Dal cellulare non lo so, ragazzi. Dal cellulare non so come aiutarvi. Non so se il sito funziona anche dal cellulare. Boh, direi di sì però. Vittoria, buono, andiamo. Allora, Tommy, com'è andata la partita? Ma tu che rank eri, Tommy? Che non so mica. No, Tommy, ma che perché dico Tommy? Porca puttana, è vero che sei Steph? Pensavo di essere in due con te, scusa, Tommy. Adesso andiamo insieme. È bronzo 2? Ah, sì? E adesso che cosa sei? Sempre bronzo 2. 8 LP. Ma scusa, quanti LP hai vinto? Niente. Ma quanti LP hai vinto? 0. Abbiamo appena vinto. Hai vinto 7 LP, tipo. Quanti ne avevi? Vabbè, report is idiots. Vabbè, questo qui lo reportiamo, sì, perché ha intato. Va bene. Addio. Grazie, Stefano.